Edilizia scolastica, contratti degli insegnanti e percentuale di abbandono. Sono questi in rigoroso ordine di importanza i problemi che la scuola italiana deve affrontare con urgenza. Il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, arrivata a Firenze per partecipare a un convegno sulla scuola organizzato dal PD toscano, non ha dubbi. L'esecutivo di cui fa parte deve prendere di petto questi tre temi e farlo in fretta. Ma c'è un ma. Ci sono oggettivamente una serie di vincoli, per cui credo che effettivamente le semplificazioni non siano uno slogan, sono necessarie. E una di quelle per cui sto combattendo una battaglia piuttosto, come dire, difficile, ma che spero di riuscire almeno in parte a vincere, è quella del Fondo Unico per l'edilizia scolastica e di tutti, come dire, i provvedimenti che poi devono mettere in grado i comuni, anche i piccoli comuni, di intervenire sulla scuola. Per quanto riguarda gli insegnanti precari invece, l'idea è quella di stabilizzare per 3 anni gli organici, come richiesto anche dalla CGIL, ma il ministro non nasconde la necessità di dover prima mediare tra i partiti che sostengono l'esecutivo Letta. C'è poi il nodo dell'abbandono scolastico, che in Toscana è persino più grave rispetto alla media nazionale. Gli interventi devono essere fatti insieme agli enti locali, insieme alle associazioni, dare la possibilità di avere il tempo lungo e quindi utilizzare i pomeriggi per poter recuperare tutti quelli che hanno dei disagi particolari. Obiettivo il 2020, quando, come ci impone l'Unione Europea, la percentuale di abbandono scolastico dovrà essere del 10% rispetto al 18,5% che si registra oggi in Toscana.